blocca la lotta ci libera. Che vuol dire? Che se io sono sempre convinto che devo dimostrare a tutti, soprattutto a te che ti sto spingendo, che sono più bravo, più forte di te, perché me l'ha detto mia mamma, io vi faccio nomi e cognomi, anche se vi conosco poco, guardo il vostro corpo ed è così. Vi guardo negli occhi, sapete che è così. È sempre così, vi vedo, sempre così, cioè io devo comunque in qualche modo a te che mi hai fatto un torto dimostrare per tutta la vita a tutti gli altri come te che io sono più forte di te, sono in sfida. Ok, adesso tu vai verso l'obiettivo, mettiamo che l'obiettivo sia Alberto, ok? E uno ti tiene da dietro e l'altro ti tiene da davanti. Rita, mettiti davanti a lui. Ok, adesso vai da Alberto. Aspetta un attimo. È sempre come prima, io non ce l'ho più con nessuno, ma ci sono un sacco di difficoltà nella vita. Ok, se io le prendo in sfida, è doppio, triplo, quadruplo, e vaffanculo, però ce lo devo fare. Oppure vediamo come mi sento completamente aperto, non ce l'ho né con te, che sei una difficoltà come le altre, né con lei, anche se c'ha quello sguardo lì, quindi. Guarda che chiamo mio cugino. Vediamo se mi sbaglio. Ok? Quindi vi mettiamo una doppia difficoltà, e di solito ce ne sono 15 quando alzate la mattina. Oppure non ce n'è nessuna, quindi io vi invito a farlo. Prima in sfida, come a dire, e ti fa male tutto, non ce la fai, eccetera, eccetera. E poi di nuovo a respingere. Adesso ti chiedo di farlo in tutti e due i modi. Adesso in sfida allora. In sfida, sì. Viene benissimo. Ok, basta così. Allora, aspetta, l'atmosfera è lui che ha l'eterno. La cosa tra noi, guardate, era tra noi, effettiva, ce l'avevamo anche lei, ma la determina lui. Che c'ha dentro il fatto che, capito? Allora io, cioè, mi tira, mi attrae in quel campo di gioco. E più io sono predisposto e più capitiamo insieme. Quindi se io non sono più predisposto, non ci capito più in sti giochi, ci capito meno. Domande, osservazioni, vuoi dire qualcosa, volete dire qualcosa voi? Beh, ma non c'era paragone, cioè nel senso penso che fosse evidente, la prima volta io ero incazzato poi, perché non, cioè, era impossibile, uno che mi tiene dietro, uno che mi... cioè quindi l'unico modo in quel momento lì era incazzarmi e cercare di farlo con la forza, ovviamente non ci riesci, quindi ti senti anche impotente. La seconda invece ho mollato, ho detto vabbè, ci arriverò anche fra 10 anni, chi se ne frega, però... perché incazzarmi, quindi... Però si vedeva che nella seconda era una cosa nuova, non so se mi sostiene, che stava trovando la sua strada. Oggi ci occupiamo proprio di trovare la sua strada. Che cos'è che mi aiuta in questo? Mi aiuta a sapere le tecniche. Mi aiuta che ho accettato la battaglia e sto qua. Per esempio, se vado avanti col busto, tu e Francesco eravate così. Se vi toccava, cadevate tutti e due. Se io sono avanti così non spingo per niente, se io sono avanti così spingo molto di più. Fallo prima davanti, così non spingiamo niente, è solo due arieti che si stanno confrontando. Ok? Se invece facciamo questo, è molto più facile per me. Però,
però se io ho paura o temo o l'altro è uno stronzo, è sempre stato uno stronzo per me, non mi ci metto mai così. Quindi devo dire, la prima volta non lo so fare. È chiaro? Siamo uomini di panza, sì. Sai cosa, Marco? Quando l'abbiamo fatto io e Marco prima, l'abbiamo proprio fatto così abbracciati ed era, per me era come se fosse, non dico un mio amico, però era proprio una cosa che dicevo, lui comunque mi aiuta a darmi la... Marco comunque è una perla, quasi. Noi quando ci vogliamo fare belli, diciamo che Marco vuoi venire a fare, quando c'è qualcuno nuovo si fa sempre lui le esercitazioni, così lui è pagato, lui non paga, è pagato stamattina. Nel dargli io struttura, poi lui continua senza questa struttura e ci sarà un prima e un dopo. Vedrete che questo prima e questo dopo avrà un senso appunto strutturale, strutturante, cioè c'è una memoria del corpo. Tutte le problematiche caratteriali sono problematiche di relazione, vanno a finire nelle problematiche di relazione. Se io sono un cerebrale non me ne accorgo, ma penso la relazione, penso l'amore, per qualche verso mi va bene e preferisco stare da solo, ma nonostante questo e a prescindere dal livello in cui io voglio stare da solo e ho paura del contatto, non mi piace, non mi sento a mio agio, la relazione mi farà sempre bene. Quindi la terapia del cerebrale, come di qualsiasi altro tipo di tendenza caratteriale, sta nel riscoprire la relazione che mi posso permettere, che riesco a. Quindi, con tutte le mie... Adesso, se prima le chiamavo difficoltà, adesso le chiamo attenzioni rispetto di me stesso e dell'altro, ma capisco che comunque devo starci in questa relazione. Perché tutto è più strutturante. E se facciamo il paio con l'esperienza che abbiamo appena fatto, qualsiasi cosa adesso, qualsiasi attività, cosa, situazione, persona, io la posso, relazione, la posso interpretare nel senso di struttura, cioè mi ci butto molto di più, a prescindere appunto dalle mie tendenze caratteriali. Posso essere un narciso, posso essere un rigidissimo, posso essere appunto un orale, cioè qualcuno che comunque mette in piedi tantissime idee ma poi ha difficoltà a seguirle, insomma posso essere qualsiasi tipo di persona, ma la relazione di qualsiasi tipo è la via della terapia per me, che la faccio io da sola col fai da te o che la faccia con un'assistenza, comunque devo tornare ad avere una struttura. Domande, osservazioni?
Allora, quindi io mi metto in una prima parte in questo modo, cioè prima lui fa un minuto l'esercizio, poi dopo che lui ha fatto un minuto l'esercizio mi metto così, ok, in questo modo, oppure dipende dalla grandezza sua rispetto a voi, vi potete mettere in quest'altro modo qui. L'importante è che io peso sul suo grounding, sentite? E lo faccio prima davanti e poi dietro, in modo tale che lui sente anche i due tipi di resistenza. Poi lui lo rifà da solo e al termine dei 3 minuti ci scambiamo. Poi lo faccio io e lui mi dà come. Il secondo esercizio che lascio fare tutti e due da soli è andare in bend over, e prima lo fa da solo per 1 minuto o 2 minuti, quelli che gli servono a lui per sentire bene l'esercizio. Poi io non faccio altro che dargli struttura e immediatamente lui sente molta più vibrazione. È chiaro che è una metafora per noi, ma molto molto concreta, molto vera, molto sentita. Lì c'è più vita se ci sono io, cioè lui attraverso il limite, la sponda, la struttura, sente di più l'esperienza. Succede proprio così, e questo è sia molto semplice che molto fattibile, molto, come posso dire, è qui, è concreto, c'è tutto, non devi andare a cercare chissà che cosa, cerca di strutturare la tua vita nel senso più intenso possibile. Poi di solito io in occasioni come queste faccio anche vedere cosa succede nelle nostre famiglie. Nelle nostre famiglie, per esempio, chi ha una diciamo, tendenza a sentirsi sempre sottomesso dalle situazioni, venire per secondo e non avere più o mai la sensazione di potersi godere la vita e di poter essere viversi per primo senza dover sempre pensare agli altri, ha questo tipo di educazione. Nel senso che certe famiglie strutturano la nostra educazione in questo modo. Se la famiglia preme tanto, si divide in due, desidera prima o poi la libertà da questo gioco, ma ci è abituato. Quindi se lo faccio così non sente niente, giusto? Quindi ha bisogno di sensazioni forti. Questa è la sua ferita e quindi è il suo dono. La ferita è un dono. Che ho bisogno di sensazioni forti, che non vuol dire sballarsi in maniera forte, ma vuol dire partecipare tanto. Quando lo so, mi si svela un mondo. Capisco perché tutti si affidano a me. Quindi significa che a quel punto mi spiego tutto e capisco perché tutti fanno affidamento su di me, perché io ci sono sempre stato. Solo che devo riscegliere la mia vita. In terapia si dice proprio questo: riscelgo la mia vita su basi completamente diverse. So che queste sono le mie attitudini, mi godo molto di più la mia esistenza e quindi va bene. Trovo uno scopo primario. Nello specifico, avete avuto sentore che stia tirando fuori dall'esercizio? No. Tu lo lasci lì? È lì. E lei è lì, perché lui è lì già al dovere. E così Marco, e così molti di voi. Ci siete? Perché siamo bravi ragazzi. Quello che sto per fare è peggio. Alcune famiglie invece siamo stati programmati in alcune famiglie in questo modo. Questo è peggio. Sentite, non ho riferimenti, non so che cosa sta succedendo. Ci sono, non ci sono. Allora, di fatto, mi strutturo, mi indurisco in qualsiasi tipo di tendine o muscolo per non sentire. Ok? Oppure quest'altro, ne prendo 3 a caso, ce ne sono diversi, ma per farvi capire, guarda che io ci sono sempre, eh? No, ma io ci sono. Cosa senti in realtà? Non ci sei. O sento una discrepanza tra quello che dico e quello che faccio. E questi sono i due livelli di scollamento, cioè si sente inserito in una cosa finta, deve fare, ma non sa perché sta facendo. E io ho persone al terzo cambio di università, cioè una persona che sta pensando di cambiare, quindi andare alla terza università. Dice,
qualcosa c'è dentro di me che non va, cioè non è quello, probabilmente non è l'università, ma è che cosa voglio fare nella vita. Da tutto quello che vi sto dicendo, anticipo un po' la discussione e poi fate l'esercizio, ma si vince che mi porto a casa? Che vi portate a casa? Ci sono dei principi che emergono da tutto questo, perché sennò abbiamo fatto teatro. Ma per la mia esperienza mi viene da dire che tutte le volte che faccio tutta questa fatica e questa lotta sono caduta proprio fisicamente, come così si crolla emotivamente. Quindi è come intendo io la fatica, se intendo la fatica. Sì. Quindi, quando sono la fatica è sempre una cosa mia caratteriale, ne posso uscire. Mi posso però buttare in tutte le situazioni, soprattutto che abbiano una, che mi diano o che io intenda in un senso strutturante, cioè faccio una cosa che poi mi rende tutto quanto più intenso, qualsiasi cosa, anche andare a lavorare nello stesso posto precedente dove sto tutti i giorni, però ricomincio e mi ricordo tutto dal punto di vista del piacere, in due modi, piacere trasversale e piacere dedicato, questo poi dopo lo vediamo. Cioè mi prendo degli spazi di più di prima, ma qualsiasi cosa la faccio con tutto me stesso, come se fosse lo scopo della mia vita. E allora mi risetto e ritrovo davvero lo scopo della mia vita. Soprattutto se il lavoro, tanto gli antici, guardo i visi, soprattutto se il lavoro che fate non vi piace, soprattutto se la relazione o non c'è o non vi piace, eccetera, eccetera, eccetera. Mi butto completamente, in una maniera completamente diversa, perché so che è un problema mio e sarà sempre questo il mio problema. Ma mi strutturo e rimbalzo in senso positivo di energia. Poi ho tutto un elenco di cose da farvi vedere, un elenco ancora più grande lo trovate sul blog. Va bene? Nei vari punti, nei cinque problemi, nelle cinque ricette, l'accettazione, la leggerezza, l'evoluzione, la visione, insomma, trovate tutta una serie di cose. Scusa Marco, quando si tende a costruirsi una vita molto strutturata, quindi, che ne so, famiglia, casa, mutuo, cane, seconda casa al mare, adesso sto sparando, no? Quindi tutta una serie impegni la domenica, visitare i genitori dell'uno, i genitori sono secondo te ricerche di struttura? Sì, ma lo puoi fare in due modi. Se l'hai fatto in un modo pur di avere struttura perché hai scimmiottato, hai fatto bene le cose. C'è un famoso aneddoto che racconto sempre del carattere rigido, no? Quando io nella terapia di coppia, potete immaginare, ci sono sempre molte rivendicazioni tra moglie e marito, no? E quando succedono nella terapia di coppia, di solito il marito rigido, la moglie dice ma tu non mi ami davvero, oppure tu, noi non facciamo più la vita di prima, sembra come se tu mi avessi data per archiviata, ormai io ci sono, tutte queste lamentele. E di solito il carattere rigido che ha fatto tutto questo perché è un bravo ragazzo e ha fatto le cose come devono essere fatte, non si è chiesto il piacere, perché conta molto più il dovere per il rigido, allora dice ma se sono così bravo, ma appunto quello è il problema, io non voglio un marito bravo, voglio un marito pulsante, palpitante. Che cosa? La palpitazione te la devi riprendere da capo. Quindi per rispondere alla tua domanda non è che cosa hai fatto, è come l'hai fatto, come lo fai. Quindi riprenderti la stessa vita di prima è prioritario ad abbandonare tutto e andare a vivere in Thailandia, perché in Thailandia poi ti si ripropone tutto lo stesso ambaradananzi. Quindi tutte le volte che qualcuno dice boom, basta, mollo, fermati, aspetta, perché c'è un meccanismo autoregolatore che ti fa dire il cambiamento è facile oppure non è. Allora, obiettivi. Obiettivi di adesso, ma obiettivi di tutta la mattinata. Tiriamo le somme su quello che abbiamo fatto in questi tre incontri, che ovviamente non possono essere esaurienti o esaurienti.
ma possono essere il più chiaro possibile, in modo che sia qualcosa su cui posso più contare, mi può essere chiaro, mi può ispirare, eccetera. Nella prima serata abbiamo visto che i problemi non cambiano mai e avete un questionario dove occorre mettere, a seconda dei test che vi hanno dato, alcune risposte per avere una piccola guida articolata su qual è il vostro problema e come potete affrontarlo. Quindi vi è chiaro a che punto siamo e che cosa facciamo. Nella prima serata abbiamo visto questo, adesso diamo una certa risposta a questo. Tutto ciò che non sarà chiaro, io ci sono, lo vediamo nelle prossime altre due volte, possiamo fare degli incontri individuali, possiamo fare anche un po' di recupero se volete, facciamo le ripetizioni. Però al di là delle battute possiamo davvero trasformare questo gruppo in qualcosa che si rivede in maniera un pochino più puntuale, ma poi, come succede con tutti i gruppi, ci si evolve e si stabilisce che cosa fare. Ma certo non vi molliamo lì appesi, questo che sia insomma chiaro per voi. Questo questionario, i problemi non sono mai quelli che sembrano, ha una prima pagina dove io vi chiedevo di nominare il problema. Poi, una volta risolto questo problema, domanda numero 2, come mi posso sentire? E una volta che mi sento, per esempio, vi ricordate l'esempio che io facevo? C'è qualcuno che vuole fare l'esempio su proprio? Ti andrebbe di fare il tuo? Vai. Allora, nomino il problema. Punto 1. Sono ignorante, inadeguata, fuori dalla realtà e impaurita per questo. Impaurita da tutto. Oh. Se affronto e risolvo questo problema, poi come mi sento? Mi sento realizzata, sicura di me, apprezzata e riconosciuta. Sarei una leader, avrei autorevolezza. Ok. Tutto questo, quindi, alla fine, vedo che c'è ancora uno stadio successivo, più profondo, qual è? Sì, perché sarei libera di fare ed essere quello che voglio. Ok, questo è il vero problema, io non mi sento libera di fare e di essere quello che voglio. E mi invento, nella mia, vedete, questo è più profondo, salendo nella mia coscienza mi invento altre cose. Per esempio, lei ha parlato di ignoranza, cioè tutto sembra lei tranne che non sia ignorante. Ma se io mi considero ignorante, magari mi devo laureare, solo quando mi laureo allora non mi sentirò più ignorante. Falsissimo, perché poi mi sentirò sempre ignorante. Ma noi spendiamo migliaia di euro all'anno per fare qualcosa che ci promette uno status che poi non mantiene mai. Tant'è che tu hai detto rispetto, sì, questo è il mio problema, lo so da sempre, perché a casa mia, cos'è che mi hai detto? Sì, che a casa mia comunque non ero libera di essere quello che volevo, di fare le mie esperienze, perché dovevo seguire quello che diceva mio padre e prendere per buone le esperienze che lui aveva fatto e che mi raccontava. Qui siamo a casa mia, tu fai quello che ti dico io, classica educazione di una certa epoca, poi tra l'altro, adesso magari credo meno, spero meno, però, no? Dove tu hai delle idee malsane in testa, tu non capisci niente, lo faccio per educarti, ma questo provoca comunque dei blocchi. C'è qualcuno che non riesce. Il padre della persona che stava annuendo è entrato da quella porta a volermi spiegare lui qual è il problema del figlio. È vero. E lui ha detto, e io gli ho detto, ma venga. E ci siamo incontrati, ho avuto un'ora di colloquio e poi ho detto, ok, adesso grazie di avermi detto, perché comunque mi dà uno spaccato di come lei è e di come è suo figlio, quindi posso lavorarci di più. È chiaro che non attenderò alle sue disposizioni di dire a mio figlio questo e farsi che, perché ognuno c'è il suo libero arbitrio. Lui mi ha detto sì, però io ci tenevo, per cui è stato molto sincero, ci tenevo a dare la mia versione, va bene. È andata così, no? Ditemi, se non è chiaro questo, mi dimetto. Vi è chiaro adesso qual è il vostro problema? Se non è chiaro, qualcuno ha da fare delle domande? Avete inserito questa roba? C'è il problema? Sì, no?
la terza cosa che è quella più reale. Sì. Ok. Ora, non solo è la terza cosa, quindi quella più profonda, ed è quella che dobbiamo considerare. E se la battaglia non è fatta lì, a parte che non dobbiamo fare nemmeno più la battaglia, ma comunque se io non lavoro lì, non risolvo niente. Ma a volte Gaia ha sempre saputo che quella era. Ma noi cosa facciamo? Usciti di casa e diciamo va bene, ma ormai quello non è più il problema, quello l'ho risolto perché gliel'ho cantata a mio padre, eccetera, eccetera. E, ma scusa, il problema col capo che hai, il problema capito, molti poi il problema nelle relazioni, eccetera, beh, ma quelli che c'entrano? Che c'entrano? Questo nel primo incontro. Nel secondo incontro abbiamo visto che poi in realtà è sempre la stessa canzone. Primo incontro, primo problema paradossale, i problemi non sono mai quelli che sembrano. Quindi quando tu c'hai un problema e lo affronti da tutti i punti di vista, decine di anni, sia magari sulle relazioni che sulla parte di realizzazione di sé, allora significa che quello in realtà non è il problema. Spesso vi ricordate, vi ho detto, spesso la soluzione, quello che considero un problema è la soluzione, che faccio finta e sbandiero di volerlo risolvere, ma se lo risolvo poi vado nelle pesti, vado in crisi, mi si apre tutto un mondo che non ho il coraggio di affrontare. Quindi nella seconda parte abbiamo visto che poi alla fine il problema, essendo caratteriale, le mie tendenze caratteriali quelle sono, poi se volete ve le faccio rivedere, ma adesso quelli non sono fogli da passare veloce, quindi ci metto un quarto d'ora a ritrovare la traslazione, se no immaginate che dopo la pausa vi posso far vedere quali sono, vi ricordate le ferite, quali sono i diritti negati rispetto alla ferita. Quindi stamattina, quindi la seconda cosa è conta solo intensità. Abbiamo visto l'altra sera, perché conta solo l'intensità? Perché se il problema è solo quello e io non posso aspettare di laurearmi o di lavorare sulla mia presunta ignoranza, cito a caso, sulla mia presunta ignoranza, per poi sentirmi meglio, più realizzata, più libera e quindi libera di essere me stessa. No, io lavoro direttamente su liberarmi e sentirmi libera a prescindere, ma un po' non mi ci sentirò mai. Quindi io so che dentro di me c'è un ricordo che io chiamo ricaduta. Il ricordo che io chiamo ricaduta, lo dico spesso. Io lo chiamo ricaduta, ma è semplicemente un ricordo, è successo così. Quindi mi impegno fin da subito per cercare di sentirmi più libera e me stessa possibile, senza sentirlo davvero mai. Quindi ad un paradosso, io posso porre solo un contro paradosso. Un paradosso nella direzione di natura e di salute. Lo so che mi sentirò sempre così, ma mi arrivano segnali da tutte le parti che in realtà non è così. Allora, più sono intenso e meglio starò. Ma questo è il terzo incontro dove io devo prendere questa intensità e la devo radicare. La volta scorsa abbiamo visto che se io non riesco a dare luce, e poi ci sono mille tecniche di dare luce, luce dentro di me immaginando che le cose che mi preoccupano in realtà io le posso trasformare, due grandi modi, dentro di me con la sensazione di poter dare una luce, un'illuminazione, una svolta a certe situazioni che non mi piacciono, ma è viverle emotivamente, che il cambiamento sia finalmente visto da me, che io lo instauro dentro di me, immaginando come una fantasia guidata. Le prime volte, i primi mesi si fa così, poi mi viene tutto naturale. E poi dando luce fuori di me, aprendomi agli altri, sentendo che quando io sono a contatto con voi apro il diaframma, immagino che esca una luce da me, una vera e propria luce che connette me e voi. Poi dopo qualche mese non c'è più bisogno, ricordate che sentite quando non siete in questa apertura, perché tutte le volte in cui si riunisce il diaframma e ritornate a essere così, se io ritorno a essere così, in questo momento sto soltanto induendo il diaframma, la mia voce si fa subito cantilenante, divento sfidante e poi alla fine ci contrapponiamo. Tra un po' l'atmosfera si fa più dura e alla fine le opinioni si contrappongono a altre opinioni, perché la mente, le opinioni, i concetti si possono solo contrapporre. Tutto è possibile, tutto è lecito. Ma se invece torniamo in un'atmosfera naturale dove ci apriamo,
non ci comportiamo più in sfida, ma ci comportiamo in apertura, dove tutto risuona e le atmosfere si sanano. E io, come abbiamo visto stamattina, smetto di contrappormi definitivamente, spingo a favore di me verso l'obiettivo, l'esercizio che abbiamo fatto, e non spingo più, mai più per tutta la vita, perché gli altri è contro gli altri e basta, e discussioni e difficoltà eccetera. Anzi, tutto quello che mi capita è struttura, e dopo la struttura in cui mi ci immergo e pari senza nemmeno più stare lì a trovarmi i miei spazi, le mie compensazioni, i miei tempi, tutto questo lo salto a piè pari, mi ci immergo completamente e mi godo l'intensità. Poi è chiaro rispetto a quello che riesco a fare, ma non è più che i picchi si toccano, cioè all'inizio quando sto bene scapita qualcosa, come capitava ai bambini, è assolutamente inatteso, un problema di salute, difficoltà eccetera, che mi blocca, che mi riporta, ma perché mi capita sempre tutte le volte che sto bene, mi capita una mazzata, perché ho sempre paura che arrivi una mazzata, perché non ricordo, perché è sempre stato così, ma se io riesco a mantenermi aperto, allora i picchi non c'è più il discorso di picchi, tutto è un picco, è sempre lo stesso picco, e se c'è da godermi la vita sono prontissimo a godermela fino in fondo, e se c'è quella che io prima chiamavo una mazzata, in realtà è una lezione, ci sarà da imparare, ci sto dentro, ma non mi faccio più condizionare e non credo, non sono più in egosintonia con il mio carattere. Quindi il carattere c'è sempre e ci sarà sempre, ma io posso valorizzare le risorse. Quando è che valorizzerete le risorse? Lo vediamo la prossima volta. Cioè, quando la vostra vita varrà sempre di più, non perfettamente la pena di essere vissuta, mai, ma sempre di più vale la pena essere me. Sento che me la sto godendo un po' di più e sento che non vado più appresso a tutte le mie paturne. Diceva una persona l'altro giorno, io incomincio ad avere più paura nel fare le cose che prima facevo con agio, adesso ho più paura, è come se si fosse instaurato un circolo vizioso. Ecco, questi circoli viziosi solo così si possono combattere, cioè io mi apro, so quello che è, sono intenso, ho tutto lo schema chiaro, ho la visione di me chiara, e quando questo fa sì che io mi godo un pochino di più la vita, dirò vale la pena essere me. Ma mi va bene, ok? E allora tutto è poi in discesa. Quindi l'immagine di me cambia. Io non sono più il più pauroso del reame, o quello sempre insoddisfatto, o la persona che mette in piedi delle cose e che ha dell'immondizia nel cervello. Vi ricordate l'immondizia nel cervello? No, io sono una persona che comunque ha avuto le sue difficoltà, sono stato esposto alla paura e sono sensibile, quindi, perché dovevo stare attento a come girava il fumo a casa mia, perché c'era una violenza oggettiva. Ma io non lo sapevo, io ero convinto di essere il più pauroso del reame. Allora ho scoperto in terapia che se voi foste stati con me, avreste avuto tutti quanti paura. E allora cambia tutto, io sono solo sensibile. Ma se io ho sempre paura, mi considero sempre il più pauroso. Ma lo ascolto, ci discuto, mi prendo la mia parte adulta. Quello che io faccio con voi, poi voi, cosa direbbe Marco? Marco direbbe così, lo faccio da solo, eccetera. E quindi di fatto c'è un supporto dall'interno. L'unica persona che mi può far sentire meno paura sono io, ma nell'altra funziona, dai, non fare così. Ci sono mamme qui dentro che riescono a farlo perfettamente con i figli, o ci sono assistenti che riescono a farlo perfettamente con i loro clienti, ma possono farlo di più con se stesse. Però come mi sono sentita il giorno dopo? Il giorno dopo non mi sono sentita sconfitta dall'incidente che mi è capitato, ma mi sono sentita contenta di aver provato per la prima volta nella mia vita a fare una cosa che non avevo mai fatto, e cioè ignorare il capodanno. E quindi è questo, non so se è pertinente. Molto pertinente, quindi va benissimo ed è giusto, è proprio un cambio. Ok, però questo cambio, per farti capire, sì, si ottiene sempre facendo piccole cose. Dopo ve le faccio vedere. Prima abbiamo visto la pratica del mattino. Insomma, se questi, per esempio, non riesco a smettere di fumare, allora riduco di 5 sigarette.
che ci vuole a ridurre di 5 sigarette? E che ci vuole poi dopo la settimana dopo a ridurre di altre 5 sigarette? Capito? Ma poi ti rendi conto che o smetti di fumare per sempre, perché è sempre il discorso, non c'è proprio bisogno, come per esempio in questo mese non stiamo né bevendo né mangiando dolci, che è una roba che la prima settimana ti... Poi non è che beviamo mezzo bicchiere di vino, comunque non lo puoi più bere. Quindi allora ti rendi... Ma io tutte le volte che ho fatto questo, si chiama cambiamento di 30 giorni, è scritto alla lavagna, poi lo trovate su internet. Cambiamento di 30 giorni. Devi stare 30 giorni con una cosa in più o 30 giorni con una cosa in meno, capito? Perché ti dà una sensazione di indirizzamento, di direzione, di presa in carico e di responsabilità, che è fantastico. Però io devo avere sempre piccole cose, anche se io avessi detto, vi ricordate il grande paradosso del benessere? Il grande paradosso del benessere è quello che è formato dai 5 problemi, ma se io vi nomino solo il grande paradosso del benessere, e cioè che noi abbiamo tutti i giorni un bisogno incredibile di riconoscimento, di corpo, presenza, struttura, soddisfazione dall'alba al tramonto, intensità, ma il paradosso è che abbiamo una struttura caratteriale e vogliamo tutta questa intensità sottoporla a questa struttura caratteriale piena di paure, di blocchi, eccetera, 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 eccetera. E questo è contro natura, e questo è il paradosso. Quindi io non è che posso andare in terapia per dire voglio essere più intenso, ma non voglio parlare di mia moglie. Voglio essere più soddisfatto, ma non posso lasciare il lavoro. Ho capito com'è? Cioè, una persona mi ha proprio scritto ieri, io voglio ottenere questo obiettivo, però non so se sono in grado, non so se tu mi puoi aiutare. Certo, io ti posso aiutare, vieni un mese gratuitamente a fare le classi, poi nel frattempo ci fissiamo degli incontri individuali e vediamo che cosa riusciamo a fare. Anche perché le agende non sono facili da mettere insieme. Allora lui mi risponde sempre per messaggio: sì, però vorrei iniziare con incontri individuali se è possibile. Certo che è possibile, ma se tu vuoi veramente cambiare, già iniziamo con un mettere i paletti, è chiaro che non arriveremo lontano. Ti chiedo di sottostare a un piccolo stress, perché gli esercizi, perché la bioenergetica, perché il corpo ti fa cambiare molto di più. Ma comunque già nella dialettica vorrei questo cambiamento, ok, vieni che facciamo questo, eh sì, però lo faccio ma a modo mio, e già il problema è lì, il problema è la soluzione, non vuole veramente cambiare, o almeno non lo conosco ancora, apparentemente è così, però per mail o per telefono non riusciamo ancora nemmeno a sentirci per telefono, magari ci sarà qualche cosa. Sono i primi segnali del fatto che la struttura caratteriale è molto attiva, sentite? Ok, quindi questa mattina, adesso ve li nomino uno dopo l'altro, vediamo che cosa possiamo fare per radicare questa intensità che abbiamo detto essere molto importante. Allora, prima gamba, io devo praticare l'accettazione incondizionata. L'accettazione incondizionata ha due articoli nel grande paradosso, e li trovate nel riepilogo, che sono: i problemi non sono mai quelli che sembrano, il circolo vizioso dell'apparenza e il circolo virtuoso dell'accettazione incondizionata. Poi rimandano alle 5 ricette per una piccola felicità, di cui la prima è appunto l'accettazione incondizionata. Non è che vi potete tanto sbagliare, Vi posso anche dare un documento, vi posso anche fornire tutto, posso scrivere alla lavagna il link, ma se non vi leggete, non fate gli esercizi dell'accettazione, non arrivate da nessuna parte. L'accettazione, e per fortuna qualcuno qui dentro l'ha fatto, è un qualcosa che culmina con il rito di accettazione. Il rito di accettazione vuol dire che se io, Piero, faccio l'esempio di Piero che è più comune, mi sono sempre sentito condizionato, incapace di fare quello che voglio nella relazione, ma poi anche nel lavoro, perché lavora con la famiglia, in un'industria di famiglia. Allora io non mi posso permettere di sapere nemmeno quello che voglio, di sganciarmi dai miei doveri, e questo è sempre stato così. Io, Piero, sogno da sempre di essere, anziché intimorito, libero, anziché sottomesso, in grado di impormi, anziché pensare sempre prima agli altri, immagino
che esista un Piero che pensa solo a se stesso, io inseguo questa chimera. Allora, il rito di accettazione consiste nel fare tutta un'opera d'arte, un collage o semplicemente i post-it che usiamo qui, o dei legnetti incisi, quello che volete, andare al parco insieme ad un testimone, avere anche una prova video di quello che abbiamo fatto e di fatto bruciare il Piero che io inseguo da una vita, tenendomi solo il Piero che è sempre stato così e sempre continuerà a sentirsi condizionato. Appena lui ha fatto questa roba, di fatto si sente un po' meno condizionato, un po' più libero, un po' più in grado di imporsi, perché accetta che quella è la vita, è inutile che sta lì, lui è così ed è pieno di pregi, tant'è che Piero, se voi lo conosceste, è proprio una persona piena di pregi, ma lui lo rivede. Quindi anche in amore, se qualcuno si innamora di Piero, Piero non è innamorato di sé, dice ma chi vuoi, chi sei, non so se mi sono spiegato. C'è proprio la discrepanza dell'immagine. L'immagine la vediamo nel prossimo incontro, che è la visione radicata. Ci siete? La visione vera, tu sei così, inutile che te la stai raccontando. Quindi, i problemi non sono mai, si risolvono con un altro paradosso. Stai nel problema, non con la soluzione. Stai lì e vediamo che cosa succede. Questo è il processo di accettazione incondizionata. Chiuso, primo. Ma contemporaneamente la seconda gamba del cambiamento è quindi dare intensità. Se io non posso avere un uomo, una famiglia e dei figli, mi ha detto una ragazza di cui vi ho probabilmente parlato e ho capito che non li volevo davvero, perché c'è un conflitto con mio padre sempre in atto e quindi per me l'uomo è conflitto, allora in realtà adesso capisco perché mi sono scelto tutti uomini inaffidabili o conflittuali o che comunque non erano uguali a me, eccetera eccetera. Allora però voglio viaggiare. E non al primo viaggio, non al secondo, non al terzo viaggio, ha trovato un fidanzato con cui poi dopo non si è trovata benissimo. Lo ama, ma non è facile per lei viverci. Ma lei ha dovuto bruciare, abbandonare l'idea di trovare quel tipo di uomo in quel modo, come voleva lei. Quindi ha pianto 3 settimane, è venuta da me e mi ha detto ok, adesso, ma spostava l'aria. Adesso voglio viaggiare, ma spostava l'aria. Aveva più consistenza. Era matura, era ancora più bella, era proprio lei, perché non si aspettava niente, voglio viaggiare per il gusto di viaggiare, mentre prima viaggiava facendo ballare gli occhi, come si dice in inglese? Però al di là delle battute, però è proprio vita vissuta. Allora, se io voglio l'intensità, devo sapere che questa intensità deve essere accompagnata dall'accettazione incondizionata. Non ci deve essere niente più che questi esercizi che devo fare, niente più che una quotidianità, niente più che una ritualità. E qui veniamo al terzo punto, che è l'evoluzione sostenibile. Accade solo quello che è sostenibile, il cambiamento è facile o non è. Quindi di questo ci occupiamo oggi. Se no abbiamo una vita scollata, i livelli dello scollamento sono che il grande progetto di vita sbandiera un obiettivo che in realtà poi nel quotidiano non mi appartiene più e quindi faccio una vita da automa e non so più perché la faccio. Questo è lo scollamento, che è il problema dello scollamento. Allora il paradosso è che il cambiamento è facile o non è. Allora il paradosso è che tolgo i grandi obiettivi e non me ne occupo più, tanto sono liberi, lo stipendio me lo ricordo tutti i mesi che ho quell'obiettivo lì, se ce l'ho ancora, ma mi concentro sul cambiare dei rituali quotidiani legati al piacere, sempre di più, sempre di più, sempre di più, e mi dà una struttura e prendo tutto come struttura, vado a lavorare per buttarmi in una fatica che mi liberi. Per esempio una persona a cui voglio molto bene me l'ha proprio detto, cioè ma sì, mi danno sempre molto lavoro, però in questa settimana l'ho preso molto meglio. Mentre io l'ho fatto notare che qualche settimana fa diceva porca miseria, non ce la faccio più. Se tu stai così significa che ci metti qualcosa di tuo. Non è che i problemi non ci siano, non mi fraintendete, non è una cosa new age, non è che devi essere spirituale, no, devi essere molto più corporeo, carnale, devi dire ok, ma va bene così, oggi sono rimasta aperta a questo qui dandogli luce mentre mi urlava contro, va benissimo così. Sentite, sono tutte questioni che si possono imparare con il corpo. Scusami, dimmi tutto. Ah no, scusa. Ogni volta che dici la parola intensità mi viene un punto di domanda. Non riesco proprio... Ma guarda,
te l'ho dimostrato con gli esercizi. Se tu ti metti a fare grounding, guarda, guardatemi tutti quanti. Questo è intenso secondo voi? Lo sto vivendo intensamente? No, qualsiasi cosa io faccio la posso vivere in un modo superficiale o più profondo. Vi ricordate l'elenco? Leggerezza, fluidità, profondità, apertura, connessione, calore, espansione, rispetto alla scelta invece di vedere tutto come pesantezza, sollievo, superficialità, conflitto, chiusura, tensione, freddezza, dove non arriva niente. E tutte le metafore del caso. Quindi scegli di aprire, prima di tutto. Questa è l'intensità. Poi vedo tutto strutturato in un certo modo. Quindi scompongo tutto quello che devo fare. Ad esempio, in questo momento io sto semplicemente sentendo le piante dei piedi e premo a terra e con un sistema di leve di cui io non sono responsabile, io vado su e giù in un altro modo completamente diverso da questo. Questo non è intenso, questo sì. Quindi qualsiasi cosa faccio, la faccio con maggiore intensità, con maggiore partecipazione, con maggiore profondità, con maggiore apertura, sempre. Non lo so fare all'inizio, non lo posso saper fare. Soprattutto all'inizio capita che lo specchio che ti viene dato è la mancanza di intensità, esatto, dagli altri. Perché sul piano dell'intensità è dura stare, non è dura, è bellissimo stare, sei in contatto con te perché da è solo un senso, ma quello che incontri è mancanza di intensità e mancanza di voglia di comunicazione, mancanza di scendere a quel livello, no? Tutti stanno sulle nuvole. Perciò io dico, aiutatemi a divulgarle tutte queste informazioni, perché non ci sono, non le conosce nessuno. Io adesso sto vibrando, la vibrazione è, secondo Alexander Lowen, che non è l'ultimo dei cretini, ma è l'ideatore, è il fondatore della bioenergetica, le vibrazioni sciolgono le tensioni caratteriali, quindi le tensioni corporee. Allora, se io mi metto in un'ottica di vibrare, i bambini vibrano, gli fai una proposta, capito? Sono molto aperti, sono sempre aperti. Allora, ritroviamo la nostra parte più spontanea, emotiva, presente e soprattutto conseguenziale. A me, la prima volta che ho fatto bioenergetica, per la prima settimana, io ho fatto molte più cose nei giorni seguenti che mai nella mia vita. Significa che non metto più i paletti, non mi prendo più i miei tempi, non mi fumo più le sigarette, perdonami. Diciamo, stamattina delle sigarette, però è vera. Quindi io, in qualche modo, devo sentire che l'intensità è in ogni dove. E prima ve l'ho fatto vedere nella relazione. La relazione è tutto, ma se io la fuggo, cioè, se la mia struttura caratteriale mi serve per limitare i rapporti di relazione all'intensità e lo strutturare in una maniera aperta e soddisfacente alla mia vita, allora che cosa significa? Che io in qualche modo non ci sto in questo discorso, non ci sto completamente. L'intensità è il piacere, il diaframma aperto. Riconosco le dinamiche per cui non creo ganci, non mi faccio agganciare ed è tutto molto bello. E poi è troppo bello. Perché non ci sei abituata? Non ci sono abituata. L'ho trovato prima nel corpo, grounding, in modo traballante trovavo piacere, quando è arrivato lui a pesare ero più comoda, era più facile, era più rassicurante. Poi Vendover ha pesato troppo, mi sembrava di impazzire, ma comunque era conosciuta quella cosa. È difficile a volte stare, almeno per me, hai detto proprio, è difficile stare nel hai piacere. Detto proprio l'esperienza che hanno tutti, non solo per te, però è nuovo per te. Il fatto che tu hai detto l'altro è venuto e mi ha tranquillizzato, probabilmente non c'era tutta questa tranquillizzazione quando eri piccola. Quindi io devo abituarmi al fatto che c'è uno vicino a me che mi tranquillizza, mentre per me chi c'era vicino mi ha sempre in qualche modo ostacolato, ognuno c'è il suo carattere, l'altro mio ostacolo. Per me a volte l'ostacolo, la pressione è tranquillizzante, esatto. Perché non posso volare dove voglio, volare esatto. Dove voglio è bello, lo desidero, ma poi a volte è troppo, perché devo prendere la piena responsabilità del mio volo. La terza volta che sono andato in terapia, terza proprio seduta di terapia, il mio terapeuta mi ha detto,
lo faccio fare ad alcuni di voi, l'ho fatto fare, che cos'è l'autorità per te? E io ho detto, l'autorità è lontana, mi mette paura, non mi appartiene, è schiacciante, ho detto una roba di genere. E lui mi ha detto, adesso sostituisci la parola autorità con la parola vita. E la vita è schiacciante, non mi appartiene, ed era esattamente quello che stavo vivendo quando sono andato. Perché lui dice che l'autorità, l'altro, la struttura, la pressione, eccetera, eccetera, determina la tua sensazione di vita, soprattutto mamma e padre nei primi, no? I primissimi anni, prima la mamma e poi il padre. Tra l'altro il padre in una certa educazione veniva proprio inteso come autorità, no? Poi in realtà non in tutte le famiglie. Ma se io la vedo in questo modo, significa che fino a quando temerò l'autorità come temo la vita, quindi temo di prendermi le mie responsabilità, temo la vita, io non vado da nessuna parte, o evito la vita, o fuggo in qualche modo, o faccio finta di volermi, ma invece la devo solo accettare in perfetta apertura. Quindi, per esempio, casi concreti, caro Marco, io faccio un lavoro che non mi piace, non mi è piaciuto, l'ho dovuto scegliere per la mia famiglia, me lo sento imposto, bene, apriti per lavorare. Reimpara tutto da capo, come ho fatto io, perché la vita non ti consente di non andare a lavorare, di cambiare vita così oggi, perché se lo fai ritorni preda delle tue patugne in un attimo. Tante persone sono venute qua dopo aver lasciato un lavoro che per altri era eccezionale, ma loro non si sentivano soddisfatti, e avendo lasciato quel lavoro lì si sentono poi persi, perché hanno perso la struttura. Tutto quello che succede davvero è connessione. Allora, riprendete la metafora della connessione e dell'intensità e ricominciate a connettervi sempre. Quindi l'abitudine aiuta. Quindi pian piano ci si abitua a stare bene. Ostia, il corpo si legge il benessere. Però deve essere sostenibile. C'è la tecnica Ostia. C'è troppa felicità, a volte è insostenibile. La felicità è sopravvalutata. No, no, ci deve essere sostenibile però. Esatto. Questo riabituarsi non è che... Ma è proprio... Ma scusate, ma guardate cosa sto facendo. E l'ho sempre fatto, da 20 anni che lo faccio. Cioè, io adesso sto parlando in questo modo rispetto alle teorie, ai concetti, e a qualcosa che vi devo spiegare e che forse vi arriverà in senso mentale. No, sto parlando emotivamente, aperto, guardo negli occhi tutti voi e mi sento connesso a voi. Vi sto raccontando solo cose concrete vissute in prima persona, in terapia o personalmente, o privatamente su di me. Ci siete o no? Sono connesso a voi. Quando io ho capito che bisognava essere connessi, è cambiato tutto. Poi il resto si impara. Ma oggi ci occupiamo di come questa connessione, che è il punto numero 2, dopo l'accettazione c'è l'intensità, quindi vi dovete connettere per essere intensi, c'è il radicamento di questa connessione. E cioè il punto numero 3, evoluzione sostenibile. Cioè, solo se io mi metto sul facile e non mi do più grandi obiettivi, adesso me ne viene qualcuno, magari dei presenti, ma in questo momento non mi viene. Oppure c'è una persona a cui ho detto, ti posso dire la verità? Sei ridicola. E lei è scoppiata in una risata. Cioè, perché? Perché questo obiettivo non puoi avere. Come non posso avere? Sì, un obiettivo stupido, c'è 40 anni, che obiettivo vuoi? E lei ha fatto, sai che c'è ragione? Cioè, come sei stata la volta dopo gli ho chiesto? Ma, sollevata, perché ho capito che mi era dato un obiettivo un po' stupido. Cioè, ditemi se vi spiego. Stiamo parlando di pezzi di decenni di vita, di rapporti quarantennali con i genitori, buttati su polemiche infinite. Quindi c'è solo la connessione che vi può aiutare, solo la connessione corporea ci può aiutare, l'emozione col corpo. Se io mi sparo una serie per tutta la notte, sono certo emozionato, ma il mattino dopo non sto nel corpo. Se invece vivo un'emozione corporea profonda e intensa, solo quello mi può dare la trasversalità a tutti gli altri 4 punti precedenti. Quindi oggi ci occupiamo di come connettere questa, come radicare, come far diventare questa intensità quotidiana. Quotidiana significa conta solo l'intensità di oggi, tutti i giorni, che è veramente, se volete, non lascia scampo, a un certo punto ti fa paura. Ma se tu la radichi con delle piccole abitudini, mai più con grandi obiettivi, alla fine avrai il quarto punto, che la tua immagine te cambia. Vale molto più la pena essere me stesso. Chi è che sta facendo terapia da un po' di tempo? Se dite il contrario vi tiro qualcosa. che dice oggi che vale più la pena di essere me stessa?
o me stesso? Volete dare anche delle piccole testimonianze, brutti bastardi o... Sì. No, è chiaro, non me l'hai dice. Vuoi dare una piccola testimonianza? Scrive quello che mi è successo così in questa vacanza, in Marocco. Vacanza in realtà in Marocco, che per la prima volta nella mia vita ho fatto un viaggio con la mia famiglia, con i miei figli piccoli, e per la prima volta non ho vissuto il viaggio come probabilmente l'ho vissuto, cioè di essere quello che volevo essere senza pensare a quello che avrei potuto fare. Io ho sempre vissuto i viaggi dicendo avrei voluto fare sempre di più, sempre qualcos'altro, ponendomi appunto obiettivi, cioè folli, anche so, faccio 800 km in un giorno. E invece questa volta... Da quando è che vieni qua? Un anno? Un anno, sì. Ok. Hai mai fatto un incontro di terapia individuale? No. No. Ha fatto un incontro come voi? No, hai fatto un weekend? Sì. E poi ha partecipato alla terapia di gruppo una volta al mese. Cioè... Non ci vuole una vita per raggiungere un certo tipo di benessere. Posso chiedere una cosa? Mi stanno capitando delle cose che ci devo pensare, metto tutto. Io da quella volta in cui sono stata malissimo, di cui ti parlavo, sì, trovo una stanchezza immane. Io non sono una persona che si stanca, sono una persona che riesce a fare 20 ore, dormo pochissimo, sono... Devo dare una verità, devo dire una verità, che prima non sentivi. Quando poi sento e mi apro, la prima cosa che sento è un dolore pazzesco. Sì, poi giusto le affinità elettive, no? Con queste tre ragazze. C'è una persona che è venuta da me, che lavora in un posto, tra l'altro, abbastanza famoso, che... lavora sempre, ma scusa, non è... No, io lavoro sempre. Che vuol dire sempre? Il sabato, la domenica, arrivo lì alle 8:30 del mattino e per lui alle 2 di notte. Anch'io. Scusa, poi... Io oggi pomeriggio lavoro. Ok. Cioè tu lavori tutti i sabati e la domenica? Quasi. Okay. Allora, che minchia vuoi dalla vita? Minchia un termine tecnico. Scusatemi, no. Le persone quando vengono qua ti portano una vita integerrima. Una persona è venuta da me perché l'ha mandato la moglie. Dice, perché ti ha mandato? Ma non lo so, un problema suo. Ma lei non può, lei lavora. E tu che lavoro fai? Io faccio un certo tipo di lavoro normalissimo, ma che cos'è che ti dice tua moglie? Ma dice che non devo lavorare più il sabato e la domenica, che dobbiamo stare insieme, adesso abbiamo un bambino. Io capisco che c'è la domenica, ma come si fa a non lavorare il sabato e la domenica? Non vai a lavoro. È proprio munnezza, io dovrei scrivere un libro che si chiama Munnezza, noi abbiamo la munnezza del cervello, la munnezza vera. Però ti dico, lei adesso lo sente perché sta studiando l'identità. Esatto, si sta... Il problema adesso che a lei, come avete voi tre, come hanno tutti, è adesso era meglio non saperlo, molti mi dicono ma adesso mi hai reso consapevole, io sempre là devo andare, no. Devi in qualche modo, ti sentirai vecchia, nuova, nuova, vecchia, a un certo punto, ma ci devi stare, devi avere una pratica, e poi ci sarà di sentire che il tuo terapeuta è vicino a te, o il tuo gruppo di terapia, o la tua migliore amica è vicino a te, o tu finalmente ti fai da adulto e ti dici adesso andiamo lì e gli diciamo che dalla prossima settimana non facciamo più questo, questo e questo. Cos'era? Chi è che fa il gruppo del pomeriggio? Non mangiare più con la nonna, tu c'eri quando... Al pranzo di lavoro? Mangiare più con la nonna, lui deve mangiare, mangia sempre con la nonna tutti i giorni, pranzo, adesso, no? Adesso non ci mangia più. Esatto. E dice, com'è andata? Ma è bastato dirgli, non l'ha presa bene. In realtà ce l'ha fatto bene. Puoi dire la tua testimonianza? Sentite la testimonianza di Marco di cui abbiamo filmato. Cioè io sentivo molte le aspettative e i condizionamenti dei miei genitori, che voleva dire che dovevo fare tante cose perché, per farmi sentire contenti, rilassati, tra cui andare a mangiare tutte le sere, no. Perché mia mamma è vecchia, vuole vedermi, insomma, era la parte leggera della loro vita. E io gli ho detto che però mi limitava la mia giornata, perché io ho la mia vita indipendente, un sacco di impegni, tante cose che mi piacciono, soprattutto più che impegni. E io gliel'ho detto, lei all'inizio ha creato un po' di conflitto, cioè mi ha detto che allora non mi vuoi bene, tutto questo, però io l'ho guardata e gli ho detto che non voler bene non si misura dalle tante volte che vengo a mangiare,
ci sono sempre per lei, che la amo, gli voglio bene, è importante per me. Lei mi ha abbracciato e mi ha detto ok, fai quello che vuoi. Stasera cosa mangi? Non è che è finita la faccia così. Va bene, come vuoi, però sono le lasagne. Ma così, però tutte le volte che salta questa fuori dico che gli voglio bene, però lei, però questa cosa crea però, pace. Però lo dico per loro, Marco l'ha dovuto provare qua insieme al gruppo di terapia, ha detto basta, si è sfogato, non ce la faccio più, e poi tutto è diventato legittimo, ma se no prima era normale. Sì. Io mi sfido e sfido, va bene, dai, ok. Che palle, ci devo stare, ci sto, non posso contare su nessuno, ma porca miseria, capito? Questo è il mio atteggiamento normale. Ho energia, perché ho energia da vendere, perché devo fare il quadro più degli altri. Ma questo è ab inizio, cioè nessuno me l'ha nemmeno chiesto, il mio parere. È così e basta. Quindi io quando faccio, prima che poi realizzo questo davvero in una vita diversa, ci devo stare, quindi per questo ci vuole un gruppo di terapia, ci vuole comunque un sostegno, ci vuole qualcosa, qualcuno. Però non è un'impresa titanica, per questo vi ripeto, aiutatemi a divulgare questa informazione, perché non le sa nessuno. Tutti pensano, non so, che la vita è così, che ci si debba sentire obbligati, che se vai dallo psicologo sei malato, e o ti leggi un libro o vai in psicanalisi. Adesso non so quanto, non conosco bene quanti sono gli psicanalisti in Italia, quanti sono quelli di altri orientamenti, quante persone vanno ancora a fare un'analisi freudiana classica con il lettino di schiena, però per l'amor di Dio è tutto legittimo, solo che secondo me la metà dei miei colleghi psicoterapeuti non ha fatto un'ora di terapia di gruppo, non la conosce, non la pratica, la propria scuola non la considera, ma nel gruppo fai tutti i cambiamenti. Il più grande teorico dei gruppi, della psicoterapia dei gruppi, per me, è Irving Yalom, quello che ha scritto anche i libri, Le lacrime di Nietzsche, i romanzi di terapia, molto molto bravo, tra l'altro il titolare di cattedra Stanford, cioè. Quindi lui dice, nella terapia individuale metti a posto il mondo interiore, l'intrapsichico, ma le relazioni le metti a posto, insomma ci lavori, fai terapia nel gruppo e con il gruppo, dove rimetti in atto tutti i tuoi comportamenti familiari di una volta e anche i nuovi, piano piano instauri nuovi comportamenti, se no, ma già questa informazione, boh, non lo so, capite com'è? Io lo dico spesso, noi viviamo come negli anni 50, basta, tutti i livelli, basta, e si cambia dentro, non si cambia fuori. Questi li trovate tutti quanti sul blog, ok? Forse non, no, forse non trovate questa prima qua, perché è una cosa di un libro che sto leggendo, di un americano, che si chiama Tim Ferriss, che parla di tutte le... Sto leggendo due libri, uno è proprio questo, si chiama Il segreto dei giganti, no? È un po' l'americanata come al solito, come fanno loro, però dice delle cose interessanti, perché è intervistato in tre settori, sulla salute, sul denaro, sulla ricchezza e sulla saggezza, secondo loro. I termini americani, soprattutto americani, non inglesi, tradotti in italiano hanno veramente tutto, la felicità per loro ha un senso completamente diverso da noi. Noi lo chiamiamo benessere, loro parlano spesso di happiness, no? E la loro salute, lì se lo leggete sembra spesso forma fisica, però è intervista ultramaratoneti, è gente che fa delle robe assurde, e c'era una che si chiama Amelia Boone, cercate Amelia Boone, che è una tostissima che vince le gare di Spartan Race o cose del genere. Se fai, che ne so, fai 40-50 km, ma con tutti gli ostacoli, le cose da superare con una Liz, credo, L'80% dei partecipanti, l'80% è uomo, 20% donna. Lei vince su tutti, arriva prima su tutti. E lo fa per hobby, perché fa l'avvocato e la Apple. Lui fa l'avvocato. L'avvocato la Apple. Fermi un attimo, perché vi parlo di lei? Perché poi lui le chiede qual è il tuo motto, indovinate il motto, io ho riso mezz'ora.
Il suo motto è nessuno ti deve niente. Bellissimo. Nessuno ti deve, giustamente. Nessuno ti deve niente, buttati e basta. Che è davvero, ancora stai lì a cercare tuo padre, di riconoscere, ma basta. Sarai sempre così, però goditi la vita, punto. Lui dice a un certo punto, questo Tim Ferriss, lo fa dire ovviamente a tutti quelli che intervista, cioè lui ha preso tutti quelli che intervista, quindi è molto ricco come libro, dice una delle tecniche che più ti dà quando sei nel malessere è notare la fine, celebrare la fine. Io dico più celebrare la fine, perché noi non ci fermiamo mai a celebrare che abbiamo finito un impegno e ci ributtiamo nell'altro. E quando tu stai soffrendo, ma arriverà il momento in cui mi accorgerò che è finito questo dolore. E la cosa principale è che celebrare la fine o notarla quantomeno è già un piacere. Dimmi se vi passa questo concetto. Sì, vabbè. Cioè vuol dire rimettere sul lago della bilancia, sull'altro piatto della bilancia, che io noto che non è sempre come mi racconto. Ogni tanto sto meglio, non è sempre. Perché se come nel caso di Cinzia, che ti prendo solo ad esempio, allora non c'è mai la pausa, non c'è mai la cosa. Allora sono io che non la voglio questa pausa. Ma come, sono venuta da te per farmi aiutare e tu mi dici che non voglio essere aiutato? Eh no! Molte persone vengono e mi dicono, sai, scusa se ti ascolto con scetticismo, ma tu sei il sesto terapeuta, ne ho già cambiati cinque. Va bene, allora falliamo. Tanto falliremo, no? Quindi... non vuoi fare veramente terapia? Come non vuoi fare? Se ne hai falliti 5 significa che c'è qualcosa dentro di te. Quindi o parliamo subito di quello, se no abbiamo già fallito, va bene, ci vediamo 3 volte. Capito? Dare luce, immaginare luce, non ve lo racconto più. Chi è che non l'ha capito? Oltre a Roberto, chi è che non l'ha capito? Mirella non l'ha capito. Io. Lo devo ripetere o no? E io ho sperimentato però solo luce, la lei si chiama luce, ragazzi, quindi lo devo spiegare per forza, giusto? Allora luce, che cosa vuol dire dare luce? Vuol dire che io scientemente odio il mio capo mi fa esiste la maestra di luce che è qua, l'ho scritto, dove spiego questo processo, si chiama la maestra di luce, è un articolo sul blog, è uno degli ultimi pubblicati. Ho proprio descritto, è una favola, è una storia, dove ho proprio descritto come se tu ti apri dentro di te, mettiamo al suo capo, nel caso della maestra di luce è il suo capo, che tra l'altro è anche il nonno, però è il suo capo. Allora, se tu ti apri dentro di te, prima di andare a lavorare, mattina, pomeriggio, sera, tutti i santi giorni, e gli dai luce dentro di te, immagini proprio una luce come in un film di fantascienza, che esca dalle tue mani e trasfiguri, trasformi, cambi l'altra persona, davvero lo vedi, se non ci riesci ti rieserciti, ti fai aiutare da altre figure che secondo te sono più in grado di te di dare luce. E io dico, metti Marco accanto a te, io sono accanto a te, io sono molto bravo a dare luce, perché ho imparato solo per quello, e allora tu ti nutri della mia capacità di dare luce, dopo loro ci riescono. Quando tu influenzi le cose e le persone, innanzitutto non ti disturbano più la sera, la notte, il fine settimana, non ti viene più quell'angoscia della domenica pomeriggio, Dio, devo andare al mio capo quella merda che mi fa soffrire. Quindi già quello lo salti a più pari e non è per niente male. Io che ho sentito l'angoscia della domenica pomeriggio so che cos'è, quindi vi garantisco che non la sentite più, dando luce. E poi succedono dei miracoli, quando tu poi vai lì, l'altro modo di dare luce è dando materialmente, come vi ho detto prima, io adesso vi sto dando luce, quindi quando vado dal mio capo, di fatto sono completamente aperto, e le persone che l'hanno fatto hanno proprio ottenuto questo, quando il capo gli rigira e ti tira l'agenda addosso, tu gli dai luce, e di colpo lui si sente a disagio, non più tu, è matematico. È proprio una caratteristica che noi abbiamo di default come esseri umani, cioè immaginarci quello che poi crea i solchi neuronali, cioè
le strade neuronali che invece poi se no prendono la via del trauma. Tant'è che esiste le MDR, esistono delle tecniche tipo le MDR che ti ricondizionano attraverso gli occhi e quindi ti fanno riprendere un'altra via neuronale rispetto a quel trauma che hai subito. Ma ci sono 7 tipi di traumi, ogni tipo di trauma ti riporta sempre qualcosa che c'era sotto quando eri più piccolo, insomma. Ma il trauma bisogna aggredirlo anziché farsi aggredire, perciò ho scritto aggredire il trauma. Chiaro? Tra l'altro significa andare verso. Andare verso, ad gredio è andare verso, quindi vado verso il trauma, non ne ho più paura, basta. Solo così molte persone hanno risolto il trauma. Posso portare una domanda stupida? Questa cosa di dare luce cioè funziona molto bene, sì, benissimo. Però arriva poco ai bambini. Perché? È un problema tuo, perché dentro di te ci puoi riuscire. Non dentro di te ci puoi riuscire. È incontrollabile, pare che il resto possa aiutarti. Allora, non ha alcuna importanza se il capo, il figlio, il fratello, il padre, la moglie restano. Certe volte, la madre. Certe volte i miei clienti dicono: vabbè, ma quello sempre stronzo resta, è sempre stronzo deve restare. Noi non chiediamo quello, ma ti fa molto meno effetto. Però nel quarto incontro. Noi proprio ci prenderemo a schiaffi. Chi è che si è preso a schiaffi qui dentro? Schiaffi virtuali. Io. Una decina di persone l'hanno fatto. La mascella. Quindi ci prenderemo a schiaffi e ci diremo no, 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 no. Dando luce e non dando luce. Vedrete la differenza è enorme. Se io ti schiaffeggio mentre tu mi stai dando luce, non ti fa effetto. Quindi, siccome sono schiaffi virtuali, significa che per darti una botta emotiva. Allora, ti ringrazio perché è tutto nella vita. Adesso c'è un mio collega che sta mettendo in piedi l'Accademia del Perdono, ma l'Accademia del Perdono per me è una conseguenza del dar luce, no? Quindi significa io ti ringrazio perché mi hai fatto questo, 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 questo e questo. E siccome so adesso con la mia terapia che aveva un legame con quello che mi era successo da piccolo, quindi io mi ti sono andato a cercare. Quindi ti ringrazio e ti chiedo di aiutarmi a sopportare. Io lo faccio fare nelle coppie in terapia di coppia, quindi è forte questa cosa. Cioè io ti dico a te, grazie per tormentarmi, grazie per mettermi i bastoni tra le ruote, grazie per non esserci mai quando ho bisogno di te, perché io avevo bisogno di una persona come te e quindi mi ti sono andato a cercare, ti ho attratto nella mia vita, perché nella mia famiglia, mia madre, era così. Quindi ti chiedo di aiutarmi a sopportarti quando fai così. Di colpo si ricrea un'alleanza per definizione, se ci pensate, no? Perché il marito, tanto il marito dice, spesso succede, ah perciò mi tiri fuori peggio di me, io lo so che sono così, ma tu è come se me lo... Perché lei ha bisogno di tirargli fuori il peggio, per poi lamentarsi che sei tu. E questo circolo vizioso fa fallire matrimoni che se queste informazioni fossero divulgate non fallirebbero. Quindi ti ringrazio perché vuol dire mettere il nome su un foglio di una persona che ci ha fatto molto male, cominciando anche dalle persone che ci hanno fatto del bene, e dire ti ringrazio perché, e ogni frase è ti ringrazio perché per questo, ti ringrazio perché hai fatto così, tutto il peggio possibile ci mettiamo dentro, avrà un senso per noi. Se ce l'abbiamo con un nostro amico che ci ha trattato male, ci mettiamo il nome, ti ringrazio perché mi hai fatto sentire così, ti ringrazio perché non mi hai considerato, ti ringrazio perché hai mandato a quel paese 20 anni di amicizia, ti ringrazio perché... E poi vedi, alla fine avrai un senso, c'è un minimo comune denominatore tra tutti questi ti ringrazio. Queste lettere non vanno mai spedite, ma vi cambia completamente l'immagine della persona dentro di voi, lo facciamo... Ve l'ho detto, lo facciamo la prossima volta, perché poi dopo quando date luce cambia l'immagine. Non ci pensate più a quella persona, in una settimana di luce tutti i giorni, non ci pensate più. O in una settimana di problemi al lavoro o quelli che siano, non ci penso più. Basta, diventa molto più fluida. Allora, le pagine del mattino e l'appuntamento con l'artista sono due tecniche, due pratiche, una del mattino e una... almeno una volta a settimana, l'appuntamento con l'artista che hai dentro di te, intende, è 2 ore a settimana, mentre le pagine del mattino sono, devo scrivere 3 pagine
di tutto quello che mi viene in mente, anche non so che cosa cavolo scrivere stamattina perché mi sono alzato eccetera, adesso sto scrivendo le stesse cose di ieri, non so perché cavolo mi metto qui a scrivere eccetera, per togliere tutta l'immondizia. Tre pagine. Tutte le mattine. Per quanto tempo? Il libro si chiama La via dell'artista di Julia Cameron, o Julia Cameron, che è molto bello, molto ti libera. Vanno scritte a mano? Ciao! È importanza? Vanno scritte a mano è importanza. Posso? Ma ci vuole una manualità, ci vuole il conto. Beh, il contenuto delle pagine? È sbagliata la domanda, non è contenuto, le pagine sono, servono lì per mollare tutto quello che è, per aprire un canale di creatività. E l'appuntamento con l'artista vuol dire, per esempio, io da un paio d'anni, 20 anni che mi sono ripreso la mia parte musicale, io chiedo spesso, ho scritto anche una cosa su questo, che arte fai? Perché tutti noi hanno un'arte preferita, e nel caso mio era la musica, e avevo abbandonato completamente, adesso da un anno e mezzo che ho ripreso un corso di canto, prima canto funzionale, che è una roba ancora più bella, perché è terapia corporea praticamente, attraverso il suono, e l'espressività è cresciuta tantissimo. Parlavo ieri con una persona che mi diceva sì, però bisogna allenarsi con tutte queste tecniche. Certo che ti devi allenare. Perché io, per esempio, dopo un anno e mezzo, adesso se mi metto a suonare la chitarra e a cantare, mi sento su immediatamente connesso. Ma quando vado al coro, adesso stiamo facendo un coro, stiamo partecipando ad un coro, io e la mia metà, stiamo partecipando ad un coro, lei ci ferma e dice, non state andando da nessuna parte. E tutte le volte ci fa fare delle tecniche, ci fa trovare e poi alla fine senti che si scatena qualcosa, esce qualcosa. Quindi io vi chiedo e mi chiedo, ma se tutte le sante settimane, già facendo un corso di canto, io ci devo mettere un'ora o tre quarti d'ora prima di intonare e sentirmi nella bella felicità di cantare tutti insieme con un suono meraviglioso che ci stupisce tutti, allora è normale che quando io voglio star bene, mi devo allenare, non è che posso, se faccio 5 di metalli li devo fare per un anno prima di avere i benefici, affinché non mi rompa il tendine all'aeroporto di Middlesbrough, come si chiama lì, al centro della... Perché in giro di scatto mi si rompe il tendine, non ti si rompe il tendine se tu c'hai una pratica tua, non so se mi sono spiegato. Sei aperto? Cioè, no, perché il fatto che mi si è rotto il tendine significa che comunque qualcosa non va nella mia vita, io non posso essere felice. No, lo stai vedendo in sintonia con il tuo carattere, che tu da sempre consideri che qualcuno o qualcosa arriverà a rovinarti la vita. Non è vero, è un ricordo, ci sei cresciuto, adesso liberati da sta roba. Ma ci serve una pratica, queste sono le tecniche, le pratiche, le consuetudini, le abitudini, i rituali che in qualche modo ciascuno di noi ha e può volturare come una bolletta di luce in qualcosa di molto più emotivo e nutriente. Quindi, donare, augurare felicità a caso vuol dire che vi fermate, state sulla metropolitana, mettete che dovete fare 12 fermate di metropolitana al giorno, chi le fa? Ok, nelle 12 da Lima a 8, mettiamo, ogni giorno dai a due persone l'augurio di felicità e ti immagini, e lo fai donandogli luce, che questa persona grazie a te esce da lì e quel giorno è felice. Quando lo fai, e lo fai un giorno, due giorni, tre giorni, dopo ti senti più contento tu. Quello è una cretinata. Amma. Quello che fa, sì, più o meno, non è la stessa. Amma. Scusa Marco, l'appuntamento con l'artista hai detto 2 ore a settimana, ma cosa? Che è quello che l'esempio che ho fatto io del canto, cioè trovarsi... ciascuno di noi deve ritrovare qualcosa da fare. Fabio ha cambiato la sua vita quando ha scelto la sua disciplina, giusto? Poi è diventata la tua vita, sì. Ma prima era diventato il tuo momento con te stesso, sì, di espressività. Sì, sì. L'espressività, Monica, si trova, perciò ti dico, vai lì come hobby qualche volta, inventatelo. In qualche modo, se è già il tuo hobby, sì, se no, se devi mollare il tuo lavoro per iniziare una cosa che presuppone
che sia la felicità, ma non l'hai sperimentata, ai ai ai, il tuo meccanismo autoregolatore ti blocca, c'ha ragione lui. Il problema sarebbe farlo, non lo sarebbe non farlo. Quando non c'è problema, il cambiamento è facile, adesso mi capisci di più. Sì. Io mi pongo la domanda, adesso te lo faccio tra le 10 e le 16 ore a settimana, se so, ho bisogno di un'altra forma d'arte. Cioè io sento questo bisogno. Io canto. Sì, sì. Io faccio della gente che parla di queste cose e do luce tutti i giorni. Ho bisogno di qualcos'altro, canto. Poi qui entriamo nello scopo primario. Dello scopo primario qualcuno di voi ha fatto il weekend intero, lo rifaremo. Perché lo scopo primario poi è la luce di tutte le luci, c'è cioè solo una cosa che mi ricordo tutti i giorni, per me cantare o fare questo lavoro o fare il cinema come volevo fare quando ero ragazzo o scrivere è semplicemente fare in modo che più persone possibili non sprechino la propria vita, perché a casa mia, nella mia società, dove sono cresciuto io e arrivo al mare, tutti sprecavano la loro vita. Quindi per me quella è la mia missione, quando trovi la tua missione, il tuo scopo primario, allora a quel punto qualsiasi cosa fai è sempre nello stesso solco. Non so se ti ho risposto, Fabio. Sì, vado avanti? Finito, eh? Un entusiasmo al giorno, tre cose belle, tre cose passabili, un cambiamento di 30 giorni, li trovate tutti sul blog, digitate blogdigiovanni.it e poi digitate nella ricerca queste parole e le trovate, sono delle tecniche. Un entusiasmo al giorno è io ho diritto a un entusiasmo al giorno, se non ce l'ho me lo invento, quindi mi prefiguro per esempio l'ultimo giorno prima delle ferie, pensate all'ultimo giorno prima delle ferie come siete, nessuno nulla vi tocca, quindi ho quella leggerezza lì, sto sempre in quella leggerezza lì, quello è il mio entusiasmo, se non ce l'ho me lo creo. Un altro che non ho segnato, simile a questo, è rendi ogni giorno speciale. Rendi speciale ogni giornata. È nella grande categoria dell'incidere, sono tutta una serie di incidere, era principalmente sul lavoro ma sulla nostra vita. Ho quattro capisaldi dell'incidere, se io voglio incidere di più nella mia vita, uno di queste è rendi speciale ogni giornata. Se volete sapere gli altri tre ve li andate a vedere. E non scassate. Ok, il cambiamento di 30 giorni è quello che io già facevo da sempre, davvero da almeno 20 anni, per esempio ho tolto gli occhiali tutte le mattine per 30 giorni e a volte sono andato in ufficio senza occhiali. È pazzesco, per uno che non vede come me andare in ufficio senza occhiali, prendere i mezzi, ma poi quando ti abitui va bene e da allora tutte le mattine non metto gli occhiali fino a quando non esco di casa, certe volte esco sul pianerottolo e mi accorgo che non ho gli occhiali, perché il problema dei miopi come me è che vogliono vedere sempre tutto troppo, ma io vedo, cioè la colazione me la riesco a preparare, poi quando la mia dolcissima metà mi dice mi prendi quella roba e dico che cosa, non trovo gli occhiali, però al di là di queste battute fa molto bene, ho recuperato mezzo grado io, quindi non ho più dovuto cambiare gli occhiali, cioè, quindi molto forte, ma ve l'ho detto uno, ne ho fatti 100, sul blog adesso ci sono 444 articoli, guardavo l'altro giorno, il blog è nato alla fine del 2011 quando sono stato un mese senza televisione e dopo qualche mese l'ho proprio buttata via, adesso non c'è la televisione ed era il passaggio dal governo Berlusconi al governo Monti e io c'erano poi uno dei pochi momenti in cui avrei voluto vedere la televisione, non poteva vedere, chiusa la televisione e ho cominciato a scrivere, ha cambiato la vita, ma ci sono arrivato 11 anni dopo, nel 2000 con queste robe qua sono dimagrito di 16 kg senza mettermi a dieta. 16 kg. Cambiando le abitudini quotidiane giorno dopo giorno. Allora, poi qualcuno mi ha fatto notare, l'ho trovato, non mi ricordo, un filmato su TED vi cambia la vita, quando non potete guardare la televisione, potete guardare solo il computer. E sono lì, ho scoperto TED nel 2011, TED.com. Andateci perché c'è un miliardo di conferenze tutte belle, un miliardo è vero. C'è anche l'app. C'è anche l'app.
E questo signore che però era di Google, se lo dico io che sono abruzzese non mi caga nessuno, ma se lo dice lui che è di Google, lui diceva fate un cambiamento di 30 giorni. Perché 30 giorni? Perché ci sono delle leggi che hanno dimostrato che il cambiamento è se tu lo tieni almeno 3 settimane, almeno 21 giorni, per cui fanne 30 e lo fai per puro spirito di o aggiungere qualcosa o togliere qualcosa per il tuo benessere, alla fine ci deve essere un piacere. Quindi vai a correre, io ho fatto per un mese una classe di bioenergetica tutti i giorni perché andavo al mare a tenere una classe di bioenergetica in un campeggio e ero in riva al mare all'isola d'Elba, era una roba di una meraviglia assoluta, ma l'ho fatto anche prima a Palinuro, cioè molto bello. E quindi era un piacere assoluto, per cui fatte quelle 2 settimane poi ho proseguito e ho fatto comunque un mese di bioenergetica. Adesso tutti gli anni andiamo in vacanza facendo bioenergetica. Quindi, insomma, tutto poi crea qualcosa, ma se tu non fai le cose, anche se stamattina voi avete capito tutto, ma oggi pomeriggio non praticate, la pratica del mattino, la pratica della sera e la maestra di luce che è un articolo, la pratica del mattino e gli esercizi del mattino ve li dico, ve li insegno, li trovate, li rifaremo, me li chiedete, vi li elaborate voi, ma ciascuno di noi, per esempio Giancarlo che viene da me in terapia, ce l'ha la sua pratica del mattino, la sa, io la posso aiutare. Valentina se mi dice ma quale pratica posso fare, io gli dico quali sono gli esercizi più difficili per te, fai quelli, perché quando diventeranno più difficili? Quando ancora lavoravo in ufficio io ho fatto il bend over, che è quindi piegamento in avanti così, oppure la posizione alla turca, oppure la posizione alla turca, oppure la posizione alla turca, ho fatto la posizione alla turca, grazie, ho fatto un bagno con la tazza del cesso qua, io facevo così oppure così, e sempre, tutte le mattine mi dicevo prima o poi dimentico di chiudere, entra qualcosa che sta cercando. Stavo 10 minuti, ma ci ho messo 4 mesi per arrivare così, non riuscivo, le mie caviglie non ci riuscivano, quando ci sono riuscito mi sono detto ah che bella la bioenergetica, finalmente ho trovato qualcosa che mi aiuta a fare il fronte, è chiaro? E mi sono detto ma io non devo più far fronte a niente, la paura non esiste, se faccio fronte la rinforzo, è chiaro? Con questo io vi lascio, ci vediamo mercoledì 30 alle 8, dalle 8 alle 11 di sera, lo dico anche alla telecamera, ci vediamo, potete venire anche se per il quarto incontro, anche se non vi siete iscritti a quelli precedenti. Ok, allora possiamo chiudere? Quindi ci vediamo. Ci vediamo mercoledì 30 dalle 8 alle 11 per il quarto incontro sulla visione radicata. Il quinto. Allora, quando sarà il quinto? Ah, il quinto sarà il 9 di febbraio, che è di nuovo un sabato mattina. Il quarto incontro è sul problema della attribuzione. Il problema paradossale. E il quinto? E il quinto è sul problema del carattere.